Grazie al Primo Ministro Katainen per la sua visita, una visita molto importante. Tra l'altro è qui oggi il giorno del suo compleanno, quindi abbiamo festeggiato il suo compleanno qui a Roma. Thank you very much, Prime Minister Katainen, for this very important visit, and it is his birthday today, so we'll be celebrating his birthday. Prima di tutto abbiamo parlato della tragedia di Lampedusa, abbiamo parlato di Mediterraneo, abbiamo parlato e ho spiegato al Primo Ministro finlandese il senso della nostra missione militare umanitaria. L'Italia da domani sarà operativa con una missione militare umanitaria aeronavale importante, di importante dimensione, perché per noi è intollerabile che il Mediterraneo sia un mare di morte. È un'iniziativa che noi abbiamo preso. Ho chiesto al Primo Ministro finlandese, così come ho chiesto a altri colleghi europei, di aiutarci, perché per noi questa oggi è una grande priorità. Il Mediterraneo è il nostro mare e non possiamo tollerare quello che è accaduto in questo tempo. We've discussed, first of all, the terrible tragedy which has occurred off the coast of Lampedusa and in the Mediterranean. And I have explained to the Prime Minister the meaning of our military and humanitarian operation. This is an operation which will start as of tomorrow, and it's going to be a very important air and navy operation because we cannot tolerate that the Mediterranean is a sea of death, and therefore we have decided to implement this operation, and I've asked the Finnish Prime Minister as well as other European colleagues to give us a hand to help us with these activities, because, as I explained, we cannot tolerate to have the Mediterranean as a sea of death, since this is our sea. Abbiamo anche discusso di come a livello europeo possiamo rinforzare Frontex. Frontex rappresenta sicuramente uno degli strumenti più importanti. Frontex va rinforzato. Ne discuteremo al Consiglio europeo del 24 e 25 di ottobre, così come dobbiamo rinforzare le nostre relazioni bilaterali con i paesi dai quali arrivano i migranti, in particolare i migranti con richieste di diritto d'asilo. Ho informato il Primo Ministro finlandese della situazione oggi in Libia e la necessità che l'Unione europea abbia proprio sulla Libia, faccia proprio sulla Libia un passo, perché non si può tollerare una situazione di assenza di collaborazione da parte delle purtroppo oggi deboli istituzioni libiche. And we've also discussed the issue. I've explained the Finnish Prime Minister that we need to strengthen Frontex, because Frontex is one of the most important and the main tools, and we're going to discuss this issue also during the European Summit, which will be held on the 24th and the 25th of October. And we also need to strengthen the bilateral relations with the countries of origin, the countries where these migrant people come from. They are mostly asylum seekers. Therefore, it is no longer possible to tolerate this lack of cooperation, and I've also informed the Prime Minister about the present situation in Libya and the need for the European Union to make steps forward, considering the fact that the cooperation with Libya right now is difficult because of the weakness of the Libyan institutions. Abbiamo parlato di Europa, di governance europea. Ho presentato al Primo Ministro Katainen le nostre idee sul semestre di presidenza italiana dell'anno prossimo. Abbiamo discusso dei prossimi due consigli europei, quello di ottobre e quello di dicembre. Abbiamo discusso di come rendere più forte e migliore la nostra Unione Europea, di come rendere l'euro più efficiente e di come applicare la Banking Union, perché è assolutamente necessario avere regole che evitino nuovi disastri economici e finanziari. Applicare l'unione bancaria subito è un modo per rendere l'Europa più forte e per salvare i nostri risparmiatori. E sono molto contento di aver ascoltato dal Primo Ministro Katainen, che è un Primo Ministro autorevole in Europa, molto, molto impegnato sul fronte di avere un'Europa migliore,
parole importanti che faranno della Finlandia e dell'Italia paesi partner per il futuro di una Europa migliore. And we've also discussed, we talked about Europe, we talked about the European governance, and I also submitted to the Prime Minister Katainen what are the our programs and plans for the European chairmanship by Italy, the fact that you're going to chair the European Union as of next semester. We've discussed the two European summits, one to be held in October, the other one to be held in December, and we have discussed how to make the European Union better and stronger, because we need also how to improve the euro and to make the euro stronger. We need to apply and enforce the banking union as soon as possible. It is absolutely necessary to have rules which can prevent and avoid new economic and financial disasters from taking place, from happening, and therefore we need to enforce this banking union as soon as possible, and Europe, because Europe needs to be able to save the people who save money, our savers, and therefore I was very happy to hear from the Finnish Prime Minister a very important and reassuring words, considering that he is a very authoritative voice in Europe, and therefore I was happy to hear from him that we need to create and build a better and stronger Europe for our future. E infine, nel presentare gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno prossimo italiani, obiettivi che rendono il nostro Paese un Paese con i conti in ordine, ho insistito molto sul fatto che proprio ora che l'Italia ha i conti in ordine e la legge di stabilità confermerà che il debito scende, il deficit scende, questo vuol dire che il nostro Paese oggi è credibile nel chiedere politiche per la crescita in Europa e a Bruxelles. La crescita non è alternativa al non fare debiti. Se non si fanno debiti, si può essere più credibili per chiedere e imporre politiche per la crescita, e su questo tema mi sembra che Italia e Finlandia possano fare un ottimo lavoro comune per un'Europa più forte. And lastly, in explaining which are the aims and objectives for the public finance situation in Italy for next year, we've discussed the Italian situation, and I explained that the purposes and objectives are that of having a country where the accounts are all in order, where the budget is in order, and I've also explained the fact that Italy is now in a situation where our accounts are in order, our budget is in order, and the next stability law, the law which is about to be passed, will confirm that the indebtedness level is decreasing, the deficit is decreasing, which means that Italy is now a credible country, and from this viewpoint, and therefore can ask for policies which must support the growth, and we must ask this in Europe and in Brussels. And what I tried to explain, that growth is not an alternative to the indebtedness level, and the fact that we are not increasing our debt level means that we now ask and urge for policies which are extremely important for growth. And Italy and Finland are very important and are going to be very good partners in this. Prime Minister, dear friend Enrico, thank you very much for your time. I really enjoyed our opportunity to talk bilaterally over various issues. You already touched upon some of the issues. This is actually the third time for me when I meet Italian Prime Minister within 1.5 years. And this is maybe a clear signal that we both find it important to have good and deep bilateral relationship and try to find common solutions to common challenges.
Signor Presidente, caro amico Enrico, grazie mille per questa opportunità. È stata per me un'opportunità molto importante quella di poter discutere varie questioni che riteniamo entrambi importanti, oltre che parlare delle questioni bilaterali, e devo dire che lei le ha già affrontate, le ha già toccate, almeno in parte, quelle di cui abbiamo discusso. Per me è la terza volta nel giro di un anno e mezzo che incontro il Presidente del Consiglio italiano, e questo sicuramente spiega e sa significare quanta importanza noi attribuiamo ai rapporti bilaterali e quanto riteniamo sia irrilevante e importante avere dei rapporti bilaterali che siano buoni e profondi per poter affrontare e trovare delle soluzioni comuni alle sfide comuni. I expressed my deepest sympathy and condolences to Italy over the tragic accident that happened in Lampedusa, and I also said that we have to cooperate closely within the EU in order to avoid similar to happen in the future. We need to strengthen Frontex, as you already mentioned, and I also say that we are identifying the ways how we could help Italy if help is needed bilateral basis. We might have some vessels and know-how and personnel to send to the Mediterranean region, and we are just assessing our capacity, which could be used to help Italy in this issue. Voglio ripetere, ho già espresso al Presidente la mia più profondi sentimenti di simpatia e le condoglianze all'Italia per il tragico avvenimento, per i tragici avvenimenti che hanno colpito l'isola di Lampedusa. Abbiamo discusso di come sia necessario collaborare a più stretto contatto a livello di Unione Europea per far sì che simili tragedie non vengano a ripetersi. Dobbiamo rafforzare il Frontex e abbiamo anche discusso di quello che potrebbe essere l'aiuto a livello bilaterale che il mio paese potrebbe fornire all'Italia laddove l'aiuto fosse necessario, richiesto in termini di risorse, in termini di know-how, in termini di personale, la mano che il mio paese può dare all'Italia nel caso di necessità. There are two issues which I'm worried about the future of Europe. The first one is that there is an opportunity or possibility that division between South and North will deepen. And I don't want this to happen. And the second one is that there are people both in North and in South who find the European integration not so fair. And this is also one of the reasons why it is so important to visit in our country, in both countries, in order not to deepen this division to the south and north. I hope that during this kind of visit I could send some messages to European citizens in Italy that we all are in the same port. There are issues in which we need more Europe, and there are issues in which we need more national responsibility. Both is needed. And if we start accepting as a truth that South is different than North, then we lose the unity in Europe. And this we cannot simply afford. So there are issues which are two big challenges to deal with in national level. We need more Europe, like foreign and security policy, or defense policy, energy policy, digital single market, immigration issues, and free trade. And this is what we are working for. We need responsible, moderate, committed European politicians to tackle these issues. The populists have never built up any nation, neither continent. Mm.
Ci sono delle questioni importanti che mi preoccupano, che riguardano il futuro dell'Europa. Una di queste è la possibilità che la divisione fra il nord e il sud diventi ancora più profonda, che si ingigantisca, si ampli, e questo non vogliamo che accada. La seconda è che sia al nord che al sud ci sono delle persone che ritengono l'integrazione europea come qualcosa di non così equo, non così giusto, ed è questo il motivo per cui ritengo che sia estremamente importante scambiarci queste visite, scambiare le visite a livello di vari paesi in maniera tale da evitare che questa divisione diventi ancora più profonda e in maniera tale che, come io spero di poter fare o di fare in questa visita come in altre, di poter mandare un messaggio ai cittadini europei, in questo caso qui in Italia, che invece è importante avere più Europa. Ci sono delle situazioni che richiedono più Europa e delle situazioni invece che richiedono una maggiore responsabilità a livello nazionale, perché se noi cominciamo ad accettare, a prendere come verità il fatto che il sud e il nord siano diversi, a questo punto provochiamo un danno considerevole all'unità europea, un qualcosa che non possiamo permetterci né possiamo consentire che accada, soprattutto perché ci sono delle questioni che sono troppo ampie, troppo grandi, delle sfide troppo grandi da poter essere affrontate al solo livello nazionale, che quindi richiedono l'intervento dell'Europa, e altre, come per esempio possono essere quelle della sicurezza esterna comune, della difesa, dell'energia, delle politiche che riguardano l'immigrazione, quelle che riguardano il mercato unico, lo libero scambio. Sono campi che richiedono maggiore Europa, e altri invece dove la responsabilità a livello nazionale è più importante. È necessario quindi che ci siano dei politici europei che siano responsabili, siano moderati, ma siano soprattutto impegnati, perché il populismo non crea né nazioni né continenti. My final point is that there's one message which I want to go, take back home and tell to Finns. The Italian government is going to bring the deficit down to 2.5%. The Italian government has achieved primary surplus, which is a remarkable achievement. And Italian government is doing policy bringing the public debt downward. And all this has been done because of Italian future, not because of Brussels. And this is a big news. This is a big message and strong message to investors and to those who have been skeptical towards the European Union. So I want to congratulate Mr. Prime Minister for a big and decisive decision, what you are about to do and you have already done. It is a big message to the strength of Europe for the future. Desidero poi un'ultimissima cosa aggiungere. Porterò a casa al mio popolo, ai finlandesi, un importante messaggio, il messaggio che il governo italiano è riuscito, che il governo italiano riuscirà a portare il deficit al 2,5%, che è stato ottenuto un surplus primario fondamentale, importantissimo, che l'Italia si accinge ulteriormente a ridurre l'indebitamento pubblico. Questa è un'importante, importantissima notizia, anche perché questa cosa è stata fatta, verrà fatta per il futuro dell'Italia, non certo per Bruxelles. E questo è un messaggio, un forte messaggio, che va riportato, che va fatto arrivare, perché è importante capirlo. Questo è stato fatto grazie ai suoi sforzi, gli sforzi del suo governo, signor Presidente del Consiglio. È stata determinante la sua decisione, la sua determinazione. È un forte messaggio che sta a significare che è necessario rafforzare l'Europa, rafforzare l'euro, e non viceversa. Grazie. Domande? Thank you. Petri Burtsov, della televisione finlandese Yle. Una domanda al Presidente di Consiglio Enrico Letta. Che tipo di supporto concreto spera il governo italiano dalla Finlandia per quanto riguarda il problema dell'immigrazione dal sud? Minister, what type of concrete support does the Prime Minister Letta and the Italian government hope to receive from Finland in terms of tackling the problem in the south of migration to the south of Italy? Ringrazio innanzitutto le parole e il contributo che
che il primo ministro Katainen ha deciso di dare all'Italia su questo tema. È molto importante una partecipazione diretta finlandese in questo momento, ma è molto importante anche e soprattutto che insieme cambiamo le politiche europee in termini di maggiore efficacia, di rafforzamento di Frontex, esattamente come il primo ministro Katainen ha appena detto. Questi sono i temi di cui abbiamo discusso e mi sembra che le conclusioni a cui siamo arrivati e la disponibilità del primo ministro Katainen ad aiutare l'Italia immediatamente con strumenti logistici, con navi e con personale specializzato già sulla vicenda ora del Mediterraneo è una buona notizia, lo ringrazio perché è la dimostrazione di che cosa vuol dire la solidarietà dentro l'Europa tra i paesi europei. First of all, I would like to thank Prime Minister Katainen for his very kind and nice words and for the contribution he has decided to offer to Italy on this specific issue. It is very important to have direct contribution by Finland in this respect, and it is equally important to act together in order to change the European policies in terms of making Frontex stronger and more efficient and effective. And we've discussed this issue and we've discussed other possibilities of cooperation and for the conclusions we've reached are important and the Prime Minister Katainen has made his help available to Italy right now in terms of logistics, in terms of vessels made available, in terms of specialised and trained staff, and this is a very good piece of news and I would like to thank him very much for this because this is an evidence, this proof of what solidarity means within Europe and among Europeans. Buonasera, Gavino Moretti del giornale Radio Rai, una domanda per il Presidente del Consiglio Letta. Annunciando la missione, Presidente, lei aveva detto che avrebbe avuto un costo anche elevato e che l'Italia se ne sarebbe fatto comunque carico. Parto da qui per chiederle della legge di stabilità, se ci può dire alla vigilia come sta andando, se c'è un accordo nel governo e nella maggioranza, visto che ieri ha mandato un tweet su questo, e se c'è accordo su come si divideranno le risorse per gli sgravi annunciati su imprese e lavoro. La legge di stabilità la vedrete domani pomeriggio, sarà una legge di stabilità pluriennale, abbiamo intenzione di intervenire sul lungo periodo per 3 anni perché riteniamo che oggi ci siano le condizioni per dare politiche di lungo periodo, per dare certezze agli imprenditori e ai lavoratori. Questo è quello che posso dire per adesso, domani ovviamente ci saranno tutti i particolari. The question was to Prime Minister Letta. When he announced the mission, the military mission in the south, he said that this has a cost, and cost will be pretty high, so high, and Italy will bear those costs. But I would like to take a hint from that and ask something about the stability law. I would like whether there is agreement, what is the present situation of the law, and whether there is agreement within the government, since he tweeted yesterday. Something about that. Reply was the stability law is something you're going to be hearing tomorrow afternoon in more details. It's going to be a multi-year law, which means that we're thinking in long-term plans, 3-year plan, and because we think the time is right and we are in a situation where we can develop long-term policies so that we can give certainties to entrepreneurs and people wanting to invest, and we can give certainties to entrepreneurs and workers. But you hear more about tomorrow. Gianfranco Nitti, Foreign Press Association, Prime Minister Katainen. This morning you had an interesting mentioning during your lecture about one of the main issues of your government linked to European policies of the youth unemployment. Which measures exactly you are applying to face this problem in the national context, in the European context, and possibly also in the context of your cooperation with the Italian government, because I know that also our government, Premier Letta could confirm it, is engaged in the fight to youth unemployment. Thank you. At the beginning of the 90s, when I was a student,
university student, we were in deep recession. We were more or less in a similar situation where Portugal is today. We avoided, we managed to avoid IMF. The margin was very, very tiny, but nevertheless, we managed to avoid it. But we did the same what the IMF would have forced us to do. And those years were very difficult years, especially in terms of youth unemployment. And we didn't have resources to take care of young people, and too many young people lived without a job or without any reasonable thing to do for too long time, and we can now say that we lost too many people. And then there were like me who wanted to study as long as possible in the universities because it was the safest place to be. So we learned a lesson, and now we established youth guarantee. I think we were the first country in Europe, in which means that we keep all the young people under 25 years old either studying place, apprenticeship, work training, or working place, or whatever, in order to avoid that young people stays at home without doing anything for too long time. This is something what is going on at the moment, and it seems to function very well. Another measure is that we just decided to combine better than before social security and salaries, so that people who is unemployed can work more without losing all the subsidies immediately. So we want to make part-time work or little work more encouraging for the young people. So this is what we learned from the beginning of the 90s, and we don't want to do the same mistakes again. All'inizio degli anni 90 io ero uno studente all'università e ci trovavamo nel nostro paese in una delle crisi più profonde, una crisi che è più o meno simile a quella che è la situazione attuale. Riuscimmo ad evitare per un soffio l'intervento del Fondo Monetario Internazionale, ci siamo arrivati veramente molto vicini, ma in realtà il paese ha dovuto attuare tutte le misure che poi se il Fondo Monetario Internazionale fosse intervenuto ci avrebbe costretto e imposto di attuare. Sono stati quelli degli anni molto molto difficili, anni in cui la disoccupazione giovanile era molto elevata, c'erano giovani che non riuscivano a trovare lavoro, giovani che praticamente ciondolavano senza far nulla e questo per troppo tempo, non avevano un posto di lavoro, comunque non avevano granché da fare, e posso affermare che abbiamo perso fin troppi giovani. E poi c'erano le persone come me che magari volevano continuare a studiare ancora a lungo per poter rimanere all'interno dell'ambiente universitario quanto più possibile, perché quello ci sembrava essere il posto, il luogo più sicuro dove trovarsi. E oggi ci troviamo di fronte ad una situazione molto simile, dove abbiamo molti giovani che sono disoccupati, e l'idea che abbiamo deciso di realizzare tra le varie, una delle misure, è quella di comunque dare delle garanzie ai giovani al di sotto dei 25 anni, o un luogo dove studiare, o la possibilità di fare apprendistato, o possibilità di seguire corsi o comunque formazione e lavoro, in maniera tale da far sì che i giovani non trascorrano il proprio tempo a casa a far nulla. E poi ci sono state altre misure che abbiamo deciso, per esempio abbiamo deciso di utilizzare meglio il sistema di assistenza sociale e il discorso dei salari, vale a dire che le persone che comunque lavorano, cominciano a lavorare, non perdono immediatamente il sussidio o l'assistenza in caso di disoccupazione, perché questo consente per esempio ai giovani di accettare anche lavori part time o dei piccoli lavoretti che diversamente non sarebbero appetibili, perché certo non vogliamo tornare alla stessa situazione dell'inizio degli anni 90.
Andrea Bonini, Sky TG24, una domanda per il Premier italiano. Vorrei sapere, sempre sull'immigrazione, se la missione che prende il via domani ritiene o auspica debba essere il primo passo anche verso un cambio legislativo, tra cui il reato di immigrazione clandestina. Per il Premier finlandese, invece, ha parlato questa mattina di un maggior impegno dell'Europa, ma anche di un maggior impegno dei singoli Stati sul controllo e sulla sicurezza dei confini. Vorrei sapere da lui cosa ritiene possa fare o debba fare l'Europa e cosa dovrebbero fare invece dal suo punto di vista i vari paesi dell'Europa meridionale sul discorso confini. Cosa intende quando parla di azioni sui confini? Grazie. I have two questions. I have a question to Prime Minister Leta, whether he can expand about the mission which is going to start tomorrow, whether this is going to be a first step, the mission which is going to be started tomorrow, the military mission is going to be just a first step. And then the question to Prime Minister, the Finnish Prime Minister, you discussed this morning about what is needed, what is necessary to be done at European level. You also talked about controlling the security of borders. What do you think Europe should and could do, and what do you think the southern countries could and should do in terms, what do you mean in terms of actions by the various countries? Noi siamo di fronte a un cambio epocale dal punto di vista delle migrazioni. Prima le migrazioni avvenivano quasi esclusivamente per motivi economici, adesso avvengono con la richiesta del diritto d'asilo e con lo status di rifugiati, soprattutto per via delle grandi crisi di alcuni paesi dell'Africa e del Medio Oriente. Questo impone un cambio radicale di normativa, di approccio, sia a livello europeo sia a livello nazionale. Ma noi non possiamo aspettare i tempi dei parlamenti o delle istituzioni europee. Quando ci sono di mezzo delle vite umane, noi dobbiamo agire subito. Quando ci sono di mezzo le vite dei più deboli, le donne e i bambini, dobbiamo agire subito. Questo è il motivo per il quale l'Italia mette in piedi da subito questa missione militare umanitaria, e questa missione militare umanitaria sarà basata su forze navali, su forze aeree, sarà impegnativa, però crediamo che per evitare che il Mediterraneo sia ancora un mare di morte, si trasformi ancora in una tomba, perché sia invece sempre di più quel mare florido e di speranza che dopo le primavere arabe speravamo che fosse, c'è bisogno oggi di questo atteggiamento italiano, ed è un atteggiamento che noi vogliamo assumere, perché vogliamo assumerci le nostre responsabilità, le responsabilità che la geografia e la storia ci hanno assegnato. We are right now in a moment which is actually an epoch-making moment, and therefore in the past immigrants came exclusively for economic reasons. Now the number of immigrants coming as asylum seekers or with refugee status has increased considerably. And this is also due to the very deep and thorough crisis which are affecting Africa, some of the African countries and the Middle East. Therefore it is absolutely necessary to have a change in legislation and a change in terms of our approach, and Europe must do this, must change this, and Italy has to do that. We cannot wait for parliaments to change the legislation because it would take too long. When human lives are at stake, we cannot wait. This is the reason why we have to act immediately, especially when the lives of the weakest people, like children and women, are at stake. We need to act immediately, and this is the reason why Italy has taken on this attitude and has decided to start with this humanitarian military mission, which will tackle this, because the situation is a very demanding mission, but we have to avoid the Mediterranean to be again a sea of death. We no longer want the Mediterranean to be a grave for people. We want it to be the sea which is flourishing, which is the sea of hope that we hoped and thought it could be after the Arab Springs. So we have to act immediately for this, and Italy is ready to take on its responsibilities and to face its responsibilities as the country, one of the countries on the south of Europe. We have been thinking a lot about this issue because of many reasons, a number of asylum seekers is a problem
or at least a challenge in almost every countries in Europe. We just look at the statistics from last 5 years, and when looking at the number of asylum seekers per capita, during the last 5 years, there had been a little bit less than double as much asylum seeker per 1,000 inhabitants in Finland than in Italy. So even though we are not a shore country in Mediterranean, so we are also a country to which asylum seekers are coming. And that's why, at the same time, when we are strengthening our national capacity to deal with this issue, we have to strengthen the European response. And Frontex, the capacity of Frontex is one of the issues. I trust on this organization a lot. And the second, and this is probably a little bit newer thing what we talked about today, that EU should talk about this issue with the third countries. I mean, the third countries in our neighborhood, where people are coming from. We should have a constructive dialogue with the countries, because it doesn't make any sense to just try to deal with the problem. We should try to avoid the problem to happen. So therefore, we need more European thinking and response to this issue. Abbiamo riflettuto, è una questione, quest'ultima questione è una questione molto importante, anche perché il problema, la questione dei richiedenti asilo e il numero dei richiedenti asilo rappresenta una grossa sfida per i vari paesi e ovviamente non soltanto per i paesi che si trovano a ricevere questi migranti. Se guardiamo le statistiche di questi ultimi 5 anni, il numero di richiedenti asilo pro capite in questi ultimi 5 anni più o meno c'è stato il doppio di richiedenti asilo per quello che riguarda per 1000 abitanti per quello che riguarda la Finlandia e anche rispetto all'Italia, il che sta a significare che non soltanto i paesi come l'Italia, anche se noi non siamo un paese rivierasco, anche se non siamo un paese colpito direttamente da questo arrivo, comunque questo problema ci colpisce e quindi è assolutamente necessario rafforzare la capacità di affrontare la questione a livello europeo. È necessario rafforzare il Frontex e le capacità del Frontex, organismo nel quale io ripongo tanta profonda fiducia. E una seconda cosa, che forse è una riflessione nuova di cui abbiamo discusso oggi, è necessario discutere ed affrontare il problema non soltanto a livello di Unione Europea, fra i paesi europei, ma anche con i paesi terzi, i paesi di origine da cui vengono questi immigrati, perché è importante avere con loro un dialogo costruttivo, che significa non semplicemente, non soltanto cercare di affrontare il problema. Il nostro obiettivo deve essere quello di evitare che il problema si verifichi, evitare che queste persone arrivino, ed è questo il motivo per cui è necessario un impegno e una riflessione diversa a livello europeo. Grazie. Thank you very much.